Assessore, la novità che presenta questo disegno di legge approvato dalla Giunta. Per la prima volta la Regione Abruzzo, tra l'altro che sarà tra le prime regioni d'Italia, ha intenzione di applicare un canone su tutto ciò che viene estratto. Dopo le acque minerali, anche cave torbiere e le attività estrattive di idrocarburi dovranno pagare un canone alla nostra Regione. Nel ribadire a carattere cubitale che non verranno più rilasciate concessioni né permessi di coltivazione per quanto riguarda gli idrocarburi gassosi e liquidi, costoro presenti nel nostro territorio pagheranno un canone in base alla loro superficie, così come anche le cave torbiere, in attesa che viene predisposto il piano regionale delle attività estrattive che è in dirittura di arrivo, l'avvio, pagheranno un canone dalle 3.000 alle 10.000 euro l'anno in base al volume della cava in oggetto. Tutto ciò che viene introitato verrà redistribuito sul territorio sotto forma di servizi degli abitanti della nostra regione. In questo modo si risottolinea la volontà della nostra regione di riconsegnare la regione agli abruzzesi, ed in quanto la regione è degli abruzzesi è giusto che viene pagato un tributo, un canone, possiamo definire sotto forma di canone ambientale, su tutto ciò che viene estratto e poi rivenduto agli abitanti di questa regione.